Ciao carissime e carissimi, cosa ho qua? Ho il mio sciale Indian Tiles che tanto tanto è piaciuto a voi e anche a me. È uno sciale che ho fatto tempo fa. Alla fine di questo video avete il link allo sciale, c'è la copertina praticamente cliccabile e anche sempre la copertina cliccabile del filato Our Tribe, che è assolutamente una meraviglia. Per questo sciale ho consumato un po' meno di 2 gomitoli, quindi veramente ha una resa infinita. Se però volete farlo grande, grande, proprio enorme, allora avete bisogno di 3 gomitoli. Passando da questo meraviglioso sciale, ho pensato di realizzare anche la sua variante dritta, diciamo, per realizzare anche delle stole, dei poncho, insomma, cosa si vuole. Qua un pochettino è diverso, invece questo riprende esattamente lo stesso modello dello sciale. No, vedrete nella spiegazione, subito vi dico cosa ho cambiato, insomma. Allora, io lo lavoro sempre con lo stesso filato, provo un'altra sfumatura che mi piace veramente tantissimo, ero curiosa di provarla ed eccomi qua, la sto provando con voi. E vediamo, non l'ho fatto troppo piccolo, vediamo come si lavora. Io ho già fatto il mio inizio, praticamente l'inizio elastico che già ho presentato in un video molto bello, perfetto per stole, per tutte queste cose dove non vogliamo avere problemi che tiri o che ne so io, che diventi brutto. Allora, il punto alto, dobbiamo lavorare un punto alto di bordo. Io entro esattamente nel mio primo punto basso, ok, e prendo il filo, il multiplo, scusate, il multiplo è di 5, io ne ho messo 30, quindi se voi fate poi 30 diviso 5 sono 6, quindi avrete 6 sequenze, gruppi da 4 punti alti, invece se mettete 25 ne avete 5, quindi ne ho 2 come se avessi un punto basso e appunto lo chiudo come il punto basso. Entro adesso solo tramite una di queste due, ecco, filo sull'uncinetto, passo e ne ho di nuovo 2 anelli sull'uncinetto. Questa volta, questo lo tiro così, questa volta lo giro in questo modo, filo sull'uncinetto, passo tramite tutti e due e adesso passo tramite solo uno. Filo sull'uncinetto, passo tramite questo. Di nuovo assesto un po' il tutto e adesso passo tramite due. Ecco fatto il mio primo punto alto. Adesso voglio saltare uno e nel prossimo vado a lavorare 4 punti alti. 2, 3 e 4. Eccoli qua. 4. Una catenella, saltiamo, adesso facciamo il repeating, diciamo, questo che è la parte che ripeteremo lungo il giro. Saltiamo 1, 2, 3, 4, nel quinto facciamo 4 punti bassi e si va avanti appunto così fino a rimanere con ancora 2 catenelle o punti bassi, dipende come avete iniziato voi il vostro punto. Una catenella, salto 1, 2, 3, 4, entro nella prossima e faccio 4 punti bassi, quindi semplicissimo. Questo è il giro di impostazione. Vi ricordo che questo giro, che dal prossimo giro inizieremo la sequenza da ripetere, che si svolge su 2 giri, quindi semplicissimo. 1, 2, 3, 4. Entriamo nel quinto, 4 punti alti. Quindi una catenella, 4 punti alti. Ok, 3, 4,
una catenella, saltiamo 4, nella quinta catenella andiamo a lavorare catenella o punto basso, adesso come dicevo dipende, 2, 3, 4, una catenella, vado a fare di nuovo la stessa cosa, 1, 2, 3, 4, 5, entro qua e faccio, ho detto multiplo da 30, però è multiplo da 30 più 1, ok? Scusate, aggiungiamo più 1, sicuramente scritto è scritto multiplo di 30 più 1. Bene, qua arrivati, dicevo, dobbiamo avere ancora 2, saltiamo una, entriamo nell'ultimo e facciamo il nostro punto alto di bordo. Abbiamo fatto, impostato il nostro modello praticamente adesso. Ok, cosa dobbiamo fare? Iniziamo con i due giri da ripetere. Mi giro, entro nel punto senza neanche fare una catenella e faccio il mio punto alto iniziale come già spiegato. Io uso questo punto, potete utilizzare benissimo anche le solite 3 catenelle. Ok, adesso però faccio una catenella e un punto alto per iniziare questo giro, poi filo sull'uncinetto, sempre qua entro, prendo un'asola, filo sull'uncinetto, ne prendo un'altra, faccio metà puff, filo sull'uncinetto, salto i 4, entro nello spazio di una catenella e faccio l'altra metà. Filo sull'uncinetto, passo tramite quasi tutto, così che mi rimangano 2 anelli sull'uncinetto e passo tramite questi 2. Ok? Adesso cosa faccio? Una catenella, poi sempre nello stesso spazio da una catenella faccio 2 punti alti e ancora una catenella e ripeto il mio puff doppio, quindi sempre qua faccio 1, 2. Filo sull'uncinetto, salto, 1, 2. Qua è importante vedere più che parlare. Una catenella, entro sempre qua dove ho finito il puff doppio, no? Quindi la seconda parte, e faccio catenella, 2 punti alti, catenella. Sempre qui inizio il puff. Salto 4, vado nell'altro spazio da una catenella e faccio l'altro puff doppio. Ecco. Così si vede meglio. Eccolo qua. Una catenella, 2 punti alti, una catenella. Questa è la parte che la lavoro un po' diverso dallo scialle, poi vi spiegherò tutto. 2, saltiamo, altri 2, chiudiamo il nostro puff, una catenella, 2 punti alti, una catenella, poi sempre qua iniziamo con il puff, filo sull'uncinetto, saltiamo, 1 e 2, ok, una catenella, 2 punti alti, una catenella, entriamo e lavoriamo metà puff e poi qua alla fine tra il punto di bordo e l'ultimo facciamo per chiudere il nostro puff. Abbiamo iniziato con una catenella e un punto alto, finiamo con un punto alto, una catenella e ovvio il nostro punto alto di bordo. Ecco il primo giro del nostro modello da ripetere. Andiamo con il secondo, faccio il mio punto alto iniziale, oppure 3 catenelle, oppure lo fate come sapete voi, se ci sono tanti altri modi. Ok? Devo fare i miei 4 punti alti. Dove li lavoro questi 4 punti alti? In mezzo
ai due puff insieme, dove ho unito i puff. Vedete qua? Ecco qua. 4 punti alti, una catenella. Quindi catenella, salto in mezzo alla prossima unione dei due puff, 4 punti alti. Una catenella, nuovamente salto in cima, nell'unione proprio, lavoro 4 punti alti. Una catenella, vado nel prossimo. Una catenella, vado nel prossimo. Una catenella, vado nel prossimo che è anche l'ultimo. 1, 2, 3, 4. Senza fare niente, vado, qua ho fatto una catenella, ho fatto il punto alto, una catenella, vado nel punto alto finale e faccio un punto alto. Ecco. Questi sono i due giri che dobbiamo ripetere per la lunghezza desiderata. Adesso vi voglio far vedere anche la variante con la quale ho lavorato lo scialle. Perché in questa variante tra i puff ho lavorato catenella, due punti alti, catenella. Invece qui nello scialle ho lavorato 4 catenelle, sono sempre è sempre lo stesso numero di punti, solo che sono catenelle. Vedete, anche qui ho lavorato uguale. Vedete? Invece di lavorare catenella, due punti alti, catenella, andiamo a sostituire anche i due punti alti con due catenelle e lavoriamo 4 catenelle. Vediamo. Viene più traforato. Quindi se lo volete più traforato lo fate così. Potete anche cambiare. Una sequenza la lavorate così, una la lavorate un po' più chiusa, diciamo. Ecco. Quindi qua semplicemente invece per iniziare invece di fare una catenella, un punto alto, faccio 2 catenelle. Poi entro qui e faccio metà puff. Salto, faccio l'altra metà puff. Ciò che vuol dire che io qua nello spazio da una catenella lavorerò solo i puff perché faccio 4 catenelle, quindi qua nello spazio non lavoro altro. Faccio puff, salto, faccio l'altra metà di puff nel prossimo spazio da una catenella. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, salto, 1, 2, chiudo. 1, 2, 3, 4. Chiudo. 1, 2, 3, 4. Quindi prima e dopo ogni gruppo da 4, dobbiamo fare un puff, un puff. Qua faccio 2 catenelle come ho iniziato
entro nel mio punto alto iniziale, ecco, dovrebbe essere più facile, ecco, fatto. In questo modo avete tutte e due le varianti, quindi potete scegliere quale lavorare o, come detto, potete abbinare, lavorare tutti e due. Quindi multiplo da 30, multiplo di 5 più 1. E buon lavoro con le vostre stole, poncio o qualsiasi cosa vi piaccia. Se volete provare, sicuramente lo volete provare perché è veramente ottimo, il nostro Hour Tribe. Trovate, come vi dicevo, la copertina cliccabile. Iscrivetevi anche alla nostra newsletter una volta sul sito, dalla homepage sotto, proprio scrollate in giù, perché così avrete subito uno sconto di 10% sul carrello, sul primo ordine. Grazie di avermi seguita, ciao!